De Bellegarde, ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne, le roi de France. Enchanté, monseigneur, de vous voir ici. Ante todo, je ne peux pas permettre que votre excellence cet homme de parler français. Vous êtes français, mon devoir est de parler français. Votre courtesie est irrémissible. Avec votre permission, mon cher comte, si. Si? Si. 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 Ah. Lo bel paese là dove il si suona. Conoscete l'Italia, mio caro conte? Il re, mio signore, mi ha tenuto 3 anni presso la Repubblica Serenissima, mio caro marchese. Allora d'accordo, né tutta la cortesia alla Francia, né tutta la cortesia alla Spagna. Divideremo a metà. Voi rinunciate alla cortesia di parlare la mia lingua, io rinuncio al piacere di parlare la vostra. E ci verremo incontro in Italia. Col linguaggio delle muse e delle corti, bello anche per le cose brutte, moriaca.
carestia, epidemia. Ferro, fuoco, guerra. C'è un uomo di Messer Graiano. Messer Graiano è tornato nel tuo castello, signore. Egli non ha voluto soltanto approfittare della magnanima tradizione di ospitalità per assoldamento di cavalieri da lancia che i tuoi avi hanno concesso alla gente d'arma italiana in questa vostra casa, ma vuole farti offerta del suo braccio e della forza della compagnia che viene ad assoldare qui, chiedendo di essere ammesso alla tua presenza e di parlarti per quello che sai. Ringrazio Messer Graiano. Digli che il mio castello è aperto a lui e ai suoi cavalieri, come sempre. Siete ciechi e sordi lassù? Che gridi? È questo il famoso castello di Monreale dove si assoldano lance? Che vuoi? E allora vada Messer Graiano e digli che sono qua io, Ettore Fieramosca da Capua, con gente d'arme per la sua compagnia. Qui non comanda Messer Graiano, comanda Giovanna di Monreale. E allora dilla la tua padrona o chi ti pare e basta con questo parlamento a campanile. Messer Fieramosca, qui hanno libero passo uomini d'armi per assoldamento, non per bordello. Oh, Pietro l'Eremita! E che vuoi farci, la predica? Lo sai com'è finito Fra Savonarola? L'hanno arrostito vivo, l'hanno! E così si eri tutti piagnoni come lui, come te e come la tua padrona. Se lei che ti manda per invidia di questa belletta viva. Faccia di cani maledetti!
Tutto il vostro sangue non basta a pagare quello di questa bestia! Ogni goccia di sangue di questo animale vi tira addosso una maledizione per tutti voi e per la vostra padrona! Senza cuore, senza vita! Abbassate il ponte e fateli passare. Calate subito il ponte! Bastardi! Che gli spalti alla corte siano deserti quando entreranno e che nessuno esca se non chiamo io. Dove siete? Dove siete andati a finire, anime di cerpi? Da lontano tutti bravi, eh? Ecco come vi aspetto, solo con questa. Ma questa voglio farvela ingoiare fino ai calcagni. Che fai tu qui che sei una donna? Manda ad offrire le donne qui quando... Il tuo cavallo l'ho ucciso io. Tu? Con queste braccia? Io. Guardala com'è piena d'ardire. Ne hai tu sola qui dentro, ma ne hai per tutti, con quegli occhi lì. Io tollero che tu mi guardi soltanto se mi guardi con odio. Ragazza, non voglio scordarmi che tu sei una donna, ma tu fai lamentarti chi sono io. Tu sei uno come tutti gli altri che vendono la spada a chi la paga meglio. E allora venga avanti uno dei vostri che non vende la spada perché nessuno gliela pagherebbe. Tuo padre, tuo fratello, un uomo qualsiasi, ma un uomo! E tu togliti di mezzo! Io sono Giovanna di Monreale. La mia gente non si muove perché così ho comandato io. Io ho ucciso il tuo cavallo, ti ho detto. E dunque colpisci me che non ho braccio d'arco, se proprio vuoi mischiare sangue umano a quello del tuo cavallo. Oppure vattene e scegliene un altro nelle mie scuderie. Un altro cavallo? Ma il mio io me lo sono visto nascere. Me lo sono cresciuto che ancora non si reggeva sulle gambe. Mi riconosceva la voce e mi guardava negli occhi il mio cavallo. Sarebbe come se un nemico ti uccidesse il figlio e te ne offrisse in cambio uno dei suoi. Un altro. Ecco. Se tu avessi avuto un figlio, se tu avessi amato una volta, capiresti. Ma tu non hai mai amato e non hai figli e mi fai pietà. Fa presto adesso se vuoi togliermi la vista del sole, prima che abbia raccolto la mia spada. Ducati. Poco braccio. Per accoppare un bue, forse, ma abbastanza per forare un asino. Bravo Duccio. Graiano, dici bene tu. Chi paga comanda, chi comanda paga. Colonna ci ha offerto di batterci per la giusta causa aragonese a 20 ducati ogni decima. Brancaleone, Fanfulla e Piera Mosca non vogliono sapere di cause, ma di effetti. Tu quanto offri? 30 ducati. Va bene. Fate presto a venire su voi, ragazzotti, eh? Ti costringete a fare l'esame di coscienza. Che cosa vuole il Borgia da me? Che i francesi entrino senza resistenza in questa rocca.
Hai ricordato al Valentino che nessuno ne è venuto a capo in 4 secoli, con queste rocce a picco e questa gente abbarbicata agli spalti? Mi ha risposto che per questo parla a te, che sei dentro. E che io qui sono ospite per assoldamento e non ho nessun potere di comando, glielo hai detto? Ti promette di fartene padrone per investitura del re di Francia. Forse si può. Bravo. Ragazzi, arrivano i francesi. I francesi. Onda, Piero Mosca, venite a vedere. Spettacolo, che giostra. Ecco qua sotto, vedete? Non sono francesi quelli. Quelli che raccolgono la mano, francesi lo sanno. Bianco e rosso si vede benissimo il colore del Dauvigny. Se ci facciamo rubare la mandria, non reggiamo l'assedio più di un mese. Non sei stato chiamato. E ci hanno ammazzato il bello, perché quando avranno sudato 4 camicie a raccoglierla... Guardate un po' chi viene fuori dalla macchia, dall'altra parte. Non sono spagnoli quelli? Porca mio Dio, spagnoli di Granata. Bellezza, che giostra. Che tal campo di colonna te la saresti perduta. Castiglia y León. Orléans. Detto e fatto, la faccenda volge al brutto. Guarda un po' la manovra dei cavalli francesi. Però sembra che se ne siano accorti anche gli spagnoli. Gli spagnoli scherzano col fuoco. Ma i francesi ne hanno due di meno e stiano attenti a non prendere il lupo per le orecchie. Ehi, avete finito di fare a chiacchiere laggiù? Valore di Dios, Castiglia il León! Ehi, hanno cominciato tardi, ma tira aria che finisca presto. Vince Francia, vince. Errore Piero Mosca, vince Spagna. Ma che Spagna? Guarda lì come barcolla lo spagnolo. Prende ma non casca quello, come la torre di Pisa. 10 fiorini che il francese lo scavalca. Ma vince Francia, e quando te lo dico io, vince Francia. Hai ragione tu, signora, noi non possiamo uscire. Ma l'offesa che questi stranieri fanno a te, perché la fanno alla tua gente e alle tue cose, ecco chi potrebbe fargliela pagare, quelli là. Cavalieri liberi, padroni, ognuno della sua spada. Ma quelli se la vendono la spada. E domani venderebbero voi e il castello. Andiamo a tenere ordine fra la gente. Francia! 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 Ma i francesi tu, lasciali scaldare. E poi un po', non riscaldami neanche in forno. Ma vince Francia! Hai sentito che vince Francia? Vince Francia! Vuoi perdere altri 10 fiorini? 20! 50, 100! 100 fiorini che non vince Spagna con i suoi colonna della parola! Un altro francese a terra! 3 contro 6! Vince Francia! Ma si capisce che vince Francia! Da vincere per la faccia di Giuda! E i 100 fiorini vedremo chi li paga! Guarda come la sono andata! Vuoi essere sicuro che vinca Francia? È chiaro, ma dovete far presto. Franca Leone è là, voi due potete bastare. Per bastare basta da solo. Bene, così ti becchi i fiorini di quell'asino. E ce ne aggiungo altri 100 io. Tu, altri 100 fiorini. Me li paghi, tu. Ho una sola parola, io lo sai. Se mi metto con Francia, è patto gli spagnoli. Si capisce. Se torni, questo è tuo. Quello è Graiano. Signora, è Graiano d'Asti. È uscito solo contro tutti quei maledetti. Guardalo, è quasi a ballo. Come va sicuro? Ah!
la regina santa, ma quello il braccio glielo muove San Michele Arcangelo. Salvatore! Fai uscire gli uomini a ripigliare la mandria! Quando torna Cariano, lo farai salire da me. Arrendetevi, cavaliero! Usted me quiere la sola cosa che io non sape fare. Per la faccia di Giuda, ho disarmato il grande Don Diego Garcia de Paredes. E il vostro nome, cavaliero? E il vostro nome? Ettore Fiera Mosca da Capua! Come? Ettore Fiera Mosca! Venite! Venite con me! Diego Garcia de Paredes. Eccolo qui, ha disarmato il più forte cavaliere dell'armata spagnola. Hai sete? Fiera Mosca, questa è tua, come t'ho promesso. Io ho vinto e sto ai fatti. Ecco messer Graviano. Vi ringrazio, Giovanna, di avermi finalmente concesso di poter rendere omaggio alla vostra bellezza e di potervi parlare. Graiano, voi mi avete dato poco fa una così grande prova del vostro coraggio, della vostra forza, del vostro animo leale. Io non ho altro da chiedervi, né altro da chiedere a Dio. Voi siete degno di guidare questa mia gente. E io vi sposo. Franciotto, Dio fratel Giovanni che allora guarda, io scendo in confessione. Vestitevi a casa. Ma a me Salvatore mi ha scelto. Oh, io devo andare con gli arcieri. Cara, cara, Cicco, che noi dobbiamo preparare le frecce per questa volta. Chi è dentro è dentro, e chi è fuori, e basta. Perché l'ordine della padrona dato dalla sua bocca è proprio per voi. Vestitevi a casa, presto. Adesso lo vedrai se non scendiamo nel castello. Andiamo, presto. I panni te li ho messi là. Fai presto. Parla piano. E perché devo parlare piano? Ci sono le streghe? Di un po'. E se ci sono le streghe, ti pare che mi fanno paura? Oh, per carità, non ho inteso dire questo, signor cavaliere. Insomma, e ci portino a fare la guerra. Se non me ne vado, tu resti qui e non ci vai nemmeno più. Ma che guerra?
quella che vanno a fare tutti quanti questa notte. E chi è che mi ci porta? La tua padrona? Mi vesto o me ne rivado? Ti vesti. E subito anche. Ma prima mi rispondi. Chi vi ci porta alla guerra? Ci porta quello che ha ripreso la madre francese stamattina. Ma il nome non lo ricordo. Quello che ha ripreso la madre? Come? Non lo sai? Che un cavaliere stamattina ha ammazzato tutti i francesi e tutti gli spagnoli, da solo. E quelli erano tanti, più di 100. Ah sì? Non ci credi? Più di 100 ne ha ammazzati. Ecco, Graiano. Si chiama Graiano Vaz. E anche noi andiamo con lui contro i francesi. Me lo hai promesso, eh? Come no? Parola di Piera Mosca, che appena Graiano ci porta contro i francesi, ti porta con me. Svetto, fammi vedere per dove si passa. Dove si va a finire di qui? Nella stalla vecchia. C'è luce più in là? Non lo so. Come? Non ci sei mai passato? Io no. Di un po', quante stalle vecchie ci sono qui, tuo padre che fa il toriere? Se non hai paura di andare solo per di là, lo vediamo subito. Ah, perché tu credi che la stalla sia da quest'altra parte, eh? E invece io ti dico che sta di qua. Vuoi vedere? Svelto, che sennò non facciamo in tempo a fare la guerra con i francesi. Senza figliola, perché tu non parli a me, ma la misericordia del Signore davanti al segno della sua santa croce. Quest'uomo è venuto nel mio castello a vendersi come un ribaldo, come un padrone, come un nemico. Io ho fermato il braccio di quelli che volevano punirlo e mi è stato fatto incontro come una furia, avido d'offendere e smodato. E mi ha trattato come la figlia d'un servo. Ma era la prima volta che sentivo un uomo trattarmi come una donna. Quando voglio condannarlo, sento che già gli ho perdonato. Il segno della Santa Croce non vale a coprirmi, perché anche attraverso il segno della croce lo vedo sorridere. Anche sotto la celata di Graiano l'ho visto stamare. Sì, padre, io sapevo che era sceso a combattere Graiano. Vedevo la sua armatura, le sue insegne, ma non il suo volto. E con questo animo, figlia, mi chiedi di unirti a Graiano. L'ho promesso a Dio, ho fatto voto. E hai pensato che con queste nozze fai il sacrificio di tutta la tua vita? Fate che il rito si compia subito e che subito mi senta difesa dal sacramento di Dio. Dio ti vede, ti assolve e ti benedice, Giovanna. Voi ragazzi, guardate qua che viene. Dalle spade francesi, chi li ripara? La distanza. La distanza? Che vuoi dire? So io. E noi lo sapremo. O prima o poi. Se poi ci saremo tutti. Ci saremo tutti. E con buona salute. Ma bastare una cavalcata all'aria fresca. Così si acquieterà questa donna allucinata che è fantastica di quelle imprese. È chiaro? Poi domani, senza aver dato né toccato un colpo, doppio soldo. E chi vuole città e chi non vuole non c'è da soffrirne. Se ne vada questa mia rocca per sua buona pace. Non vedete offesa per voi, Madonna, se ce ne andiamo. Le nostre spade saranno sempre pronte a tagliare qualunque aria, se vorrete.
Potete disporne fin da adesso. Non portatele mai contro gente della nostra terra. Creiano d'Asti. Io divido con voi il pane, il sale, la terra della mia terra e la mia vita. Davanti alla lealtà di questi cavalieri, che Dio protegga nella battaglia e salvi nel pericolo. E davanti alla fedeltà di questa nostra gente, che di pieno cuore vi riconosce il suo capo e si affida a voi. Che hai sbagliato strada? Questo ci serve per alzare la pietra che metti nella stalla. Ah, è meglio non andarci alla guerra noi. Perché? Ho pensato. E se mentre tutti sono fuori, ritornano quelli di stamattina a prendersi il castello? Fiera Bosca? Non è ancora uscito dal castello. Allora tu resti e siamo intesi. Non si vedono più. Ormai sono dalla parte di... La
Adesso tu non ti muovi di qui. E appena c'è qualche cosa che non va, questa è la Martinella. E io vengo a darti una mano. Chi aspetti? Lo sai, qualcuno dovrà vincere. Senza battaglia. Non sei più capace di pensare, tu fiera mosca, adesso che si è sposata la castellana. Credi che sia uscito per una passeggiata sotto la luna, Graiano? Con i cavalieri, i suoi, forse il gioco sarebbe stato facile. Ma i pastori? Chi li farà tacere se restano vivi? Eccoli come vi ho detto, monsignore. Questi che già si scoprono sono i cavalieri. Messer Graiano è con loro. Quella massa scura laggiù in fondo sono i pastori. Entrata la vostra cavalleria nell'intervallo a dividerli, dice Messer Graiano che il resto è a far suo. Messer Graiano, vous avez entendu? Oui, monsignore. Vous faire tourner la chevalerie, voilà. Dice di lasciare le armi. Senti, senti, ha parlato il gobbo da peretola. Monsignor Guy de la Motte. Vi ringrazio, monsignor Graiano d'Asti. E per quanto vi spetta, siamo d'accordo. Sono Fiera Mosca, apritemi. Giovanna. Apritemi, Giovanna, sono stato cieco con voi, lo so. Ma adesso non voglio lasciarvi subire quest'ultima infamia. Per l'amor di Dio, Giovanna, apritemi.
Questa porta di ferro mi opprime come la pietra di una tomba. Da me io me la sono aperta, lo so. Dio mi punisce, lo so. Ma adesso apritemi, che Graiano vi ha venduto con la rocca la terra ai francesi e io vi giuro che non ho avuto né conoscenza né sospetto di questo tradimento. Fuggite, Giovanna, fuggite, che i francesi saranno qui tra poco e quello scomunicato vi abbandonerà loro come una serva. Come osi? Come osi guardarmi, tu che sei qui, mentre Graiano combatte? Tu puoi fuggire se in questo momento non sai pensare che alla fuga. Fuggi, vattene, che non debba vederti mai più. Giustizia di Dio. Ecco i francesi che ti porta Graiano. No, Giovanna, non mi vedrai mai più. Voglio mostrarti come intende la fuga Ettore Fieramosca da Capua. Scudiero di Graiano ha sfilato le catene dell'Argano. E Fieramosca si è piantato solo sul ponte come un forsennato. Soldato, arrenditi. Come si chiama quell'uomo? Si chiamava Ettore Fieramosca. Peccato. Proprio io l'ho ingannato. E poi c'era la croce in fondo. E c'era lei.
Gli ho dato molto vino perché si scalda il sangue. Adesso ha la febbre forte e straparla. Ma è una pellaccia, ha 5 vite come la tarantola. Fra una settimana sarà di nuovo in sella. Che dice? Chissà, niente. Quei ragazzi che sono rimasti fuori dal ponte ieri, li ho avvisati. Verranno a prenderlo fra poco e lo porteranno fuori al sicuro, al campo spagnolo. Attraverso il segno della croce. La croce, guarda. Quanti occhi ha la croce. Brancaleone, mi ha visto a valle, sai? Lei sola mi ha visto. Lei sola. Sicuro che ero io. Per una daghetta. Ma non si deve dire. La daghetta l'ho buttata via. Ma non lo dire, non lo dire a nessuno. La croce guarda. Quanti occhi ha la croce. Senti, adesso lei non può più credermi. Ma diglielo tu che sei un ragazzo. La mia vita è sua. Eccola. Viene incontro. Il pane, il sale, la terra e la sua vita. Ma a me, perché è mia! Chi lo nega? La mia spada! Presto! La mia spada! Cavalli neri, come grandine dalle nuvole. Questo fuoco, qui in fronte. Franciotto, scortalo tu stesso al campo spagnolo di Prospero Colonna e torna presto a dirmi che è in salvo. Io ti aspetterò qui, se sarò viva. Ora mia moglie deve consentire la mia investitura. Poi si vedrà. Allora gli altri due, li spiccio? Nargale, denargale, debbi, denargale, come on, uè. Ehi, l'amburgo stia dal nome. Grazie, Franciotto. Ora tu torni in fretta e dille che Piera Mosca, Fanfulla e Brancaleone hanno molti amici al campo spagnolo. Dille che io sono saldo e che si tenga nascosta a Graiano e a tutti finché non sentirà le trombe dell'allarme. Allora esca per vederli correre fuori dal suo castello come un branco di cani frustati. Il Signore benedica quello che vuoi fare come io benedico quello che dici. Vai.
Graiano mi ha mandato a dire di custodire l'ingresso del palazzo. Che nessuno entri, ha detto. Per nessuna ragione, si trattasse anche di mia moglie. Ma voi potete ormai veramente contare sulla nostra fedeltà e sulla nostra lealtà. Siamo qui per servirvi. Grazie, signore. Gli spagnoli stanno marciando contro costoro che hanno occupato la mia terra e mancate i patti. Fanfulla, Brancaleone e altri vostri amici sono già con gli spagnoli nella compagnia di Colonna. Andate loro incontro se volete servirmi. E ricordatevi di quello che vi dico come in punto di morte. Stiate sempre uniti tutti sotto una sola impresa e che non vi sia mai più sangue fra di voi. À Sa Majesté très chrétienne, le roi Louis de France, en nom duquel je prends possession de ce lieu. Vive le roi! À Sa Sainteté, le pape de Rome, dont la bénédiction nous protège. À Monseigneur, le duc de Nemours, commandant en chef de notre armée. Bonjour! Salut! À la beauté fleuriste des dames. À votre bonne chance, mes amis. Et de toute la chevalerie française. Et à vous aussi. Devo anche a voi, Monseigneur Graiano d'Asti. La cui lealtà e fedeltà ci sono ben conosciute. E che Sua Maestà Cristianissima, il Re Luigi di Francia, vuole giustamente pagare con l'investitura di questo ducato.
Convincetelo immediatamente, vi prego, a discendere da quel luogo. Perché Sua Maestà Cristianissima il Re Luigi di Francia non l'ha ancora invitata ad occuparlo. Assecondami, anch'io li odio, ma adesso discendi, è il solo modo per salvare la tua signoria. Discendi, Giovanna, la tua gente è stata massacrata perché non ha voluto ascoltarmi. Discendi prima che ti costringano. Li intendi? No? E allora senti, io so che Fiera Mosca è vivo, che lo hai salvato tu, hai fatto bene, so dov'è e con chi. Non ho fatto niente contro di lui. Anzi, se tu mi ascolti, potrai raggiungerlo. Assisterlo. Tornare quando vorrai. Se vorrai. Forse sarà necessario che tu lo raggiunga il più presto, perché per farti cosa gradita io gli ho mandato in tuo nome il tuo cavallo. Ora io temo che gli possa pensare che tu hai voluto ripagarlo del suo, fargli sentire un segno del tuo disprezzo. Parla, che Dio mi tenga a non cimentarmi, perché... Domanda a quel tuo mezzano che è tornato adesso chi è stato affidato a Fiera Mosca. E quando ti dirà Jacopo, pensa che è il mio uomo più affidato. Hai capito? Svergognata! Questo trono tu lo usurpi perché è mio! Per volontà del re di Francia, che adesso è anche il tuo re! O tu discendi subito, adesso, mentre io ti parlo, o la sorte di Fiera Mosca è decisa e tu vivrai disperata, perché sarai tu che l'avrai ucciso! Hai inteso? Hai inteso? Ah! I spagnoli ci hanno attaccati questa mattina d'improvviso. Monsignore il Duca di Nemours mi manda perché Monsignor de la Mode muova subito con tutta la sua forza ad occupare il lato destro della nostra linea di battaglia. Monsignore il Duca di Nemours dice che non può tener fronte più di un'ora. Consideriamo il nemico come un ospite gradito, monsignore. Non restiamo mai ad attenderlo. Gli andiamo incontro. Specialmente se la nostra casa non è adatta a riceverlo degnamente. Anche questa di della moto. Hanno volato. Ma dice bene Colonna, ormai hanno partita persa. Per dare soccorso a Nemours debbono passare di qui e di qui non si passa. Ah, ah. Hai visto? L'han capito. Si sono fermati.
questa compagnia staccata qui sotto che viene avanti con tanta lena. Forse non ho sentito di Monreale. È la compagnia di Graiano. Sono loro. Vengono proprio qui, verso di noi. Prontati. Senti l'odore della stalla, eh? Il tampo della tua stalla che ti viene su con quel branco di rinnegati. Ti ritornerai da lei, presto. E solo. Ma con tutto il sangue di Graiano addosso. Così i conti saranno chiusi e i debiti saldati. Senti come si chiamano, Ettore? Non ti sembra che vengano a portar pace? Chi mi parla di pace con costoro, con Graiano e con tutta la gente di Monreale viene vivo. Traditori tutti, che hanno l'inganno dentro quanto più han fuori pace e amore. Se tra voi che mi conoscete da 10 anni c'è qualcuno che vuol far su la mia offesa, bene. Tanto meglio se mi lascerete solo. Siete gli spagnoli, fitte da non penetrarsi. Guardate a destra, verso il fronte della colonna. I colonnesi sono calati a valle contro di me. E non sanno che mi stanno servendo. E servendo sua maestà il re di Francia, lassù c'è via libera. Fate lasciare la cavalleria. Capitano Colonna, quel pazzo di Fieramosca ha trascinato tutti giù a valle contro la compagnia di Graiano. Si stanno massacrando e la posizione è in difesa. I francesi già avanzano con la cavalleria. Se passino. Quando sono qui troveranno Don Diego con la riserva e sono in trappola. Bisogna dirgli che ci mandava lei. Non lo vedo più. Gli sono saltati addosso in quattro. Non siete ancora vivi, soldati di nessuno. Eccolo lì, il nemico che passa e nemmeno vi guardo. Al pesso ai vostri morti. Non vi rispetto né da morti né da vivi, gente senza dignità, senza onore. Tra poco sentirete gridare Aragona e Spagna perché avremo vinto, anche se voi avete tradito. Allora, portate le vostre tende fuori dal mio campo, perché nel mio campo non avrò che mercenari, ma soldati. Gente avvezza all'obbedienza e al rispetto di sé. Occhio sangue, fra voi. Vuoto. È tutto lordo di sangue.
quanto sangue. Coprono la terra di morti. Ora tu mi vedi, Ettore, e senti la mia voce, e sai tutto di me anche se non parlo. Questa era l'unica via per la nostra pace. Señoras y caballeros, el señor Graiano de Asti, con il riscatto dei cavalieri francesi, non arriverà qui prima di una ora. Io voglio che Monsignor Guy de la Motte e i suoi amici stiano allegri e contentos fino all'ora di ritornare al campo francese. Sugna, vino buono, arrosto e frutto para todos. Presto! E adesso faremo il gioco dell'occhio bendato. Occhio bendato? Che gioco è? È il gioco di vedere chi arriva prima con l'istinto. Un cavaliero si pone al centro legato e los otros si mettono a lanciar frutta a colpirlo. E il cavaliero che tiene los ojos vendados va a adivinar chi ha fatto il lanzio. Si adivina, vada con Dios che da libre è libero y es legato a quel che lo ha colpito. Si no adivina, resta vendado y se lanza de nuevo contra de él. Très bien, accettato. E chi va al centro per primo? Ay, Dios, lo echeremo a suerte. E sì, della suerte. Nada de suertes. Io non posso permettere che il primero a essere legato sia un cavaliero francese che è mio prigioniero e mio ospite. Il primero a ricevere l'anzio sarà Don Diego García de Paredes. Voi volete impedirmi di partecipare al gioco, Don Diego? Non potrei perdonarmi mai come francese di aver lasciato che uno spagnolo, mio vincitore, mi battesse anche in cortesia di cavaliere. Usted tiene razón. Il primero non sarà né spagnolo né francese. Eccolo, quello che sarà il primo. Sugna, ¿a quién he estado? No contestar, es Herrán. ¡Ojo vendado! ¿Y ahora quién he estado? Don Pedro. ¡Ojo vendado! Grazie, Don Diego. Pedro!
Va liberarlo subito. Mi dale este dinero. Se si diverta a expensas mías, come io mi sono divertito a expensas suyas. Oh, no, signore, mi perdona, ma questa signorita ha ragione. E Sugna non tiene nessuna colpa di non essere né spagnolo né francese. Se vi è gradito, io posso compatirlo sinceramente per la sua disgrazia di essere nato qui. Oh. Monsignore, mi perdona, ma non ricorda certamente che questa signorita, anche lei, è nativa di qui. Non lo ricordo, no. La signora che oggi adorna la vostra tavola, ieri adornava la mia. E voi volete che io sia così scortese da rammentarmi che è nata in Italia? Io penso che il vostro disprezzo è eccessivo. O eccessiva la vostra generosità? Può darsi. Dicono che la generosità è la ricchezza del vincitore. Paredes! Devo tollerare queste parole perché sono vostro ospite o sopportarle perché sono vostro prigioniero? Oh, io prego è l'amico della motta di applacar suo animo eccitato e di ritrovare la serenità di un cavaliere francese. Monsignore, mi perdona, se il Sugna era un francese e noi altri spagnoli avessimo tirato per ridere alle sue spalle. Impossibile. Un francese al posto del Sugna non ne avrebbe sopportato. Bueno. Io voglio considerare il caso del Sugna francese come impossibile. Ma adesso supponiamo che il Sugna, essendo italiano, anche voi, monsignore, foste italiano. No, Don Diego, no. Jamais de mon vivant accetterei di trovarmi di fronte alla pari un italiano. Ah, sì? E allora io vi dichiaro adesso solennemente che un solo cavaliere in tutto il mondo può vantarsi di aver disarmato e perdonato la vita a Don Diego García de Paredes. E che questo cavaliere è un italiano. Ettore Fieramosca da Capua. Ettore Fieramosca, l'uomo del ponte. Un valoroso, certo, e con lui mi sarei battuto volentieri. Ma non è mia la colpa se l'unico italiano che ti abbia affrontati con valore è morto. Fieramosca. Fieramosca, dov'è? È fuori uso, Fieramosca, bellezza. I suoi spiriti li ha consumati tutti per far massacrare due compagnie. Oramai non ne ha più né per te né per nessuno. Guida della mob ha insultato tutti. Tutta la gente d'armi italiana è insultata. Traditori, venduti, indegni di battersi con gente d'armi francese. Con uno solo si batterebbe. Fieramosca, ditemi, dov'è? Eccolo lì, ancora come l'abbiamo raccolto. Oh, Fieramosca, ora ti devi scuotere. O dovremo ricorrere al colonna. Chi della motta ha insultato tutta la gente d'arme italiana. Si batterebbe solo con te. Dolce mio amore, perché mi guardi così? Un sacramento divino, capisci? Mi regavo ormai fino alla morte a Graiano. E io dovevo fuggirti quanto più sentivo mancarmi la forza al tuo pensiero. Ma lui ti ha mandato il mio cavallo per dividerci. E ci ho unito. Graiano, non tu. Oh, non io, Ettore. Non lo sai ancora. Come avrei potuto io volerti offendere
quando sono qui perché tu sei qui. E non potevo più vivere. Quando mi è ritornato il mio cavallo con tutto quel sangue, subito mi ci sono aggrappata perché mi portasse da Graiano per dirgli che ti amavo. E il suo pugnale mi liberasse dalla vita e ti potessi raggiungere qui. L'aria non è mai stata così limpida ed serena. Bisognava morire per cominciare questo dolce viaggio. Perché abbiamo tanto indugiato, Ettore? Tutto è così chiaro e bello. E tu mi guardi. Sento il tuo alito sulla mia faccia. Senti la mia mano. Viva! Vivi siamo, Giovanna, per la misericordia di Dio. Ed io lo ringrazio perché mi ti ha messo fra le braccia, me ne ha giudicato degno. E mi sembra che abbia voluto sollevarmi dal peso del sangue che ho versato per l'inganno. E così posso ancora sentirmi aprire il respiro e battere il cuore senza vergogna e giurare a te, a Dio, che nessuna offesa, nessun tradimento, nessun dolore potranno mai più farmi versare una goccia di sangue della nostra povera gente, alla quale tu mi hai fatto fratello. E sei con me vivo. Tanto vivo che ora ti preparerò un dono più bello e più grande di un dono di nozze. Salute al gran Don Diego Garcia de Paredes. Valgame Dios, bravo cavaliero. Me parece que a usted lo hanno seppellito troppo presto. Signor della Motta, a chi sta il parete della mostra? Ma forse il giovanotto è venuto proprio per farmi tenere la parola, no? No. Ad avvertirvi nel vostro interesse di usarla, se vi è possibile, con più discrezione e prudenza. La sola imprudenza di cui mi pento è quella di avervi giudicato degno di incrociare la spada con me. Ma forse era solo per un rispetto alla memoria, perché vi credevo già morto. Quando vi dicono che gente della mia terra è morta, diffidate. Ha camminato molto nel mondo, per secoli. E può darsi che qualche volta gli venga il sonno pesante per la fatica. Ma al momento di fare i conti si sveglia sempre. E i conti senza noi non si possono chiudere. Sembra un gioco ed è storia. Troppe parole. Eccomi qua. Discendete. Io? Perché volete farmi scendere quando vi offro l'occasione di salire? Voi offendete tutta la nobiltà di Francia. E voi tutto il mio popolo. Ecco, cavaliero. Vedo alle vostre spalle il capitano Prospero Colonna. E spero che sotto i suoi occhi non vorrete evitare con giochi di parole il rischio di un confronto. Ecco, sono venuto proprio per dirvi basta. Un confronto fra me e voi non serve, ma fra i vostri e i miei. Noi siamo rimasti 13 e tanti ci presentiamo senza altra scelta di quella che ha fatto la morte. Siamo dunque tutti gli uomini d'arme della mia razza, anche se siamo 13. Chiediamo di batterci per lancia e spada ad ogni sangue in pari numero i vostri e i nostri su campo franco. Al signor della Motta. La proposta non vi sarà parsa un gioco di parole. E noi sappiamo che nemmeno voi siete usi di farne. Ettore, va al quartiere del capitano Consalvo di Cordova e digli che Prospero Colonna chiede una tregua e il campo franco. Monseigneur Martelin de Lambry. El señor Martelin de Lambry. Monsignore Martelin de Lambry. El señor Nut de Fraise. Monsignore Nut de Fraise. Mm-hmm.
Monseigneur Guy de la Motte. E il signor Guy de la Motte. Monsignore Guy de la Motte. Signor Grand Jean d'Aste, Monsignore Graiano d'Aste. Quello spetta a te. Io non verserò mai più una goccia di sangue italiano. Il sangue dei traditori non è battezzato. E lo rifiuta la terra dove cade. Annunziati i nomi di cavalieri italiani. No, don Consalvo, i nomi non contano. Conta che entrino tutti insieme, uniti, e abbiano un nome solo per tutti. Gli italiani! Los italianos! Les italiens! Capitano Colonna, perché hanno tolto le plume dagli elmi vostri? E hanno tutti la tracolla nera. Signora Mosca, il grande capitano Consalvo di Cordova ti domanda perché hai fatto togliere le piume dagli elmi e mettere le bande nere sulle nostre corazze. In segno di lutto dei nostri compagni caduti e del nostro popolo diviso. Martelin de l'Ambry, prisonnier. Grand Jean d'Aste, mort. Martelin de l'Ambry, prisioniero. Graiano d'Aste, morto. Chi ha scavalcato i francesi? Piero Mosca. E Graiano, chi l'ha colpito? Tutti gli altri. Allegre, capitano, i francesi ne hanno due di meno. Uno, Don Diego. L'altro era già condannato prima di combattere. E così sia di tutti i traditori. Thank you.
ci salvato! Notre frère, desarmado! Notre frère, désarmé! Signor della Motte, questo è il momento del nostro confronto. Francese si arrenda un italiano. Monseigneur de la Motte, je vous ordonne de vous rendre. Vogliate scusarmi, monsignori, di essere intervenuto, ma a questo punto il sacrificio della vita di un valoroso sarebbe inutile e dunque sciocco. Monseigneur de la Motte deve ammettere che anche un francese qualche volta può aver torto. La victoire est aux Italiens. Avvertito lo italiano! Hanno vinto gli italiani.